Bentornati, abbiamo visto nel precedente tutorial come creare questo effetto da un'immagine con i nostri riquadri, o possiamo anche chiamarlo effetto mosaico, e partendo proprio da questa immagine andiamo a creare un'animazione e possiamo farlo in due modi, cioè possiamo creare due tipi di animazione. Uno è questo, adesso vi faccio vedere l'anteprima, vedete i nostri riquadri si spostano e poi si posizionano la loro posizione originale e poi abbiamo l'effetto che da colore passa a bianco e nero. E quindi, come avete visto, adesso lo faccio vedere il piano, si spostano le nostre cornici con l'immagine, all'interno della nostra immagine. Invece questa animazione cosa fa? Fa la stessa identica cosa, però vedete, man mano che si sposta forma l'immagine, quindi si spostano solamente le cornici. Avete già capito che possiamo fare appunto con lo stile livello sul gruppo. Infatti andiamo a vedere prima questa animazione, eccolo qua, vedete, abbiamo praticamente tenuto tutti i rettangoli in un gruppo col nostro effetto sul gruppo e poi abbiamo creato l'animazione spostando, mentre quest'altra animazione qua dobbiamo creare tutti i vari livelli e ad ogni livello naturalmente applicare il nostro stile. Quindi cominciamo subito, andiamo a vedere come fare. Prima di cominciare volevo ricordare a chi non avesse visto naturalmente che ho pubblicato il tutorial per quanto riguarda l'animazione. Quindi andiamo avanti e abbiamo la nostra immagine di base, andiamo a creare la nostra timeline video, ci ritroviamo tutti i nostri livelli qui e adesso questa volta anche compreso il nostro gruppo che apriamo. Poi per prima cosa diminuiamo qui la lunghezza del nostro video, lo portiamo al 3, direi che a 3 può andare bene. Adesso abbiamo il nostro rettangolo 4, quello superiore, che praticamente è il nostro riquadro giù in basso a destra, tasto destro del mouse e lo convertiamo in un oggetto avanzato. Poi, quindi abbiamo selezionato il nostro rettangolo 4, andiamo qui nel nostro rettangolo 4 coppia, lo apriamo, vedete adesso abbiamo trasforma, ci posizioniamo con il nostro cursore alla fine dell'animazione, andiamo a creare un punto di trasforma in modo che alla fine il nostro riquadro si viene a posizionare qui. Poi andiamo qui all'inizio, lo portiamo ancora all'inizio, creiamo un altro punto di trasforma e andiamo a spostare, lo portiamo ad esempio qua. Ora se andiamo a spostare il nostro cursore, vedete piano piano creiamo la nostra animazione e si viene a posizionare proprio qui in basso a destra. Però andiamo ancora qua e cambiamo il movimento al nostro livello. Se vi ricordate l'abbiamo già visto nei precedenti tutorial per quanto riguarda l'animazione. Quindi premiamo CTRL T, poi andiamo per esempio, ruotiamo un po' in questo modo qua, poi andiamo in modifica, trasforma, e se non so se lo vedete possiamo riflettere orizzontale o verticale. Adesso rifletto verticale e premo invio. Se noi facciamo adesso, spostiamo piano piano, ecco qua che la nostra immagine entra, vedete, ruota su se stessa in modo verticale e si va a posizionare qua. Se nascondiamo gli altri livelli, adesso nascondiamo tutti questi, torniamo qui al punto di partenza, lo vediamo molto bene, facciamo partire, ecco qua, vedete. E questo è l'esempio della nostra cornice che si muove sul nostro sfondo e piano piano fa vedere la nostra immagine posizionandoci poi qua alla fine. Quindi avete capito bene che se noi vogliamo creare tutte le animazioni dobbiamo adesso per esempio posizionarci qua su questo livello che è il 3 coppia, poi naturalmente convertirlo in un oggetto avanzato, poi andiamo sotto, qui abbiamo il 3 coppia, creiamo qui sempre alla fine il nostro punto di transform, andiamo all'inizio, poi ne creiamo un altro, lo spostiamo, ad esempio lo spostiamo qua su, adesso rimpicciolisco, qua, facciamo partire da qua, CTRL T per trasformare, notiamo anche un po' questo, e questa volta andiamo a modificare, trasforma, rifletti orizzontale, premiamo invio, facciamo partire il tutto, ecco qua che le nostre immagini compongono il nostro mosaico, si vanno a posizionare, i nostri due livelli si vanno a posizionare qui alla fine. Naturalmente, ora avete capito, dovete farlo per ogni livello. Poi, alla fine, qui possiamo innanzitutto andare qua sopra, adesso visualizziamo tutti i nostri livelli, ecco qua,
togliamo la visualizzazione al colore a livello 2 sottostante, ci posizioniamo qui, poi maiuscolo CTRL ALT E, uniamo tutti i nostri livelli in un unico livello, andiamo sopra, eccolo qua, adesso però diminuiamo la lunghezza, ecco qua, poi allunghiamo però il tempo della nostra timeline fino alla fine e cosa abbiamo? Che abbiamo tutta la nostra animazione, poi però su questo livello andiamo a creare un livello di regolazione bianco e nero e ci spostiamo all'inizio della timeline di questo livello qua, creiamo, vedete, bianco e nero e poi abbiamo il livello 3, opacità, creiamo un punto di opacità e lo portiamo a 0. Mentre andiamo poi alla fine, creiamo un altro punto di opacità e lo portiamo a 100. Ecco qua. Però applichiamo un ritaglio di livello. Adesso andiamo a vedere. Ecco qua, vedete, quando la nostra immagine si compone, poi dopo passa piano piano con l'opacità dal colore al bianco e nero. Adesso andiamo a vedere poi quello che è il definitivo. Come notate abbiamo il livello di regolazione bianco e nero, il nostro livello è riunito con tutte le nostre immagini e qui abbiamo tutti i nostri rettangoli che naturalmente abbiamo trasformato in oggetto avanzato. Facciamo partire, ognuno, vedete, ho creato un'animazione da fuori che entra dentro, poi alla fine dal colore diventa bianco e nero. Adesso andiamo a vedere il secondo esempio. E qui il discorso è leggermente differente. Abbiamo il nostro livello 0 con la nostra immagine e abbiamo tutti i nostri rettangoli che sono delle forme. Quindi selezioniamo ad esempio il rettangolo 4 coppia, CTRL selezioniamo, vedete questo qui in basso a destra, andiamo sul nostro livello 0 e poi premiamo CTRL J e creiamo, vedete, un livello. A questo punto andiamo qui sul nostro effetto, sul nostro gruppo con gli effetti, poi copia, non so se vedete, copia stile livello, andiamo sopra, incolla stile livello. A questo punto abbiamo il nostro livello che praticamente è il nostro riquadro con la nostra immagine inserita dentro. Allora, non sto a fare tutto naturalmente, quando abbiamo creato tutti i nostri livelli in questo modo qua, andiamo sopra il nostro livello, poi rasterizza stile livello, lo rasterizziamo, e qui adesso andiamo a creare la nostra timeline. Naturalmente qui avremo tutti questi livelli, però adesso andiamo a crearlo ugualmente. E nel nostro livello 3, in questo caso, che è questo, cosa facciamo? Anche qui, adesso diminuisco la nostra timeline, andiamo nel nostro livello 3, mi posiziono qua alla fine, poi trasformo il livello in un oggetto avanzato, e andiamo a creare sempre nel livello 3 il nostro punto di transform, poi ci posizioniamo qua alla fine, all'inizio, scusate, altro punto di transform, spostiamo, poi CTRL T e poi adesso ruotiamo all'interno, vedete, andiamo sempre in modifica, poi transform e ecco qua, scusate, rifletti orizzontale e premiamo invio. Andiamo a vedere, ed ecco qua che la nostra immagine viene a posizionarsi qui alla fine. Naturalmente dobbiamo nascondere tutti i vari livelli sottostanti, avere tutti i nostri livelli questi qua e creare mano a mano la nostra animazione. Anche qui poi dobbiamo creare, quando abbiamo tutti i nostri livelli, un'unica immagine con i nostri riquadri, posizionarla qua alla fine e, come abbiamo visto precedentemente, creare dal colore al bianco e nero. Andiamo anche qui a vedere quello che ho creato all'inizio. Eccolo qua, anche qui abbiamo il bianco e nero, qui i nostri livelli raggruppati, anche questo trasformato in un oggetto avanzato e tutti i vari livelli dei nostri riquadri. Adesso facciamo partire ed ecco qua che abbiamo le nostre immagini che pian piano compongono il nostro mosaico. Non mi rimane che salutarvi e ci vediamo al prossimo tutorial. Arrivederci.